Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è 12 di novembre e questo è, diciamo, un episodio del restauro del Suzuchino, che però al momento io sto guidando una macchina pietosa, una Dacia familiare, presa ieri a noleggio, perché il Suzuchino c'ha un problema al carburatore, niente di che, penso soltanto sia da pulire il carburatore, però detto la porto in officina io personalmente, perché perlomeno gli faccio smontare, sarà un po' di sporco poco, ma sicuro non è niente di che. Comunque te lo porto in officina e la faccio sistemare. È una cosa veloce, è una cosa, perché andare va è che va un po' male, va un po' in ova, singhiozzo, sì, quindi quello è carburatore sporco, qualche tubicino sporco, niente di che. La cosa pietosa è che ancor più pietosa è la macchina che ho preso a noleggio, che è questa Dacia tremenda. La cosa ancora più pietosa è che io giovedì scorso, essendo socio ACE, avendo la tessera Gold e con tutti i privilegi possibili e immaginabili a regola, ho chiamato il soccorso ACE e mi hanno portato, sono venuti, mi hanno preso la macchina, hanno caricata sul carro attrezzo, hanno detto: guarda, noi oggi non ce la facciamo, abbiamo tanti impegni, ti si porta domani, cioè venerdì scorso. Ah, va bene, ok, tanto per un pomeriggio non mi cambia nulla. Poi da venerdì mattina non potevano, il pomeriggio neanche, sabato domenica non possano. Lunedì mattina dobbiamo portare, però no, e ci sa da fare, ci sa altri impegni, un cipolle, ci sa altri soccorsi, mamma. E ieri pomeriggio, ieri mattina l'ho richiamata, ho detto: ma allora sta macchina quando è che la portate in officina, da giovedì che è da voi? In un deposito. E mi fanno: ma si porta stamattina, ci siamo messi da, abbiamo già programmato il trasporto, insomma il percorso, cioè, lo programmate fra di voi. Comunque va bene, lunedì mattina, cioè ieri, doveva arrivare la macchina in officina. Chiamo il meccanico, gli dico: guarda, allora ti arriva in mattinata. Ah, sì, ok. Poi non ho sentito risposta dal meccanico, cioè neanche una conferma, mi dico: oh, mi è arrivata la macchina, tutto a posto. Io non ho sentito niente. Chiamo nuovamente questo deposito di gente che dire schifosa e dire poco, e chiamo nuovamente questo deposito e gli faccio: ma la macchina l'avete portata? No, guarda, abbiamo avuto da fare oggi pomeriggio. Ma oggi pomeriggio la portate? No, sì, oggi pomeriggio sì, però forse no, non lo so, ma alla fine gli ho tirato un paio di madonne per telefono, perché a un certo punto, giustamente, buttano giù. Poi le richiamo, quarto d'ora in attesa, e gli fa: senta signora, io vengo sti di persona, mi portate la macchina in officina o io vengo sti di persona? Ah, ma noi la macchina non la possiamo portare, la sua macchina deve aspettare. Deve aspettare, socio ACI, tessera Gold, quella costa più di tutti, devo anche aspettare gli affari vostri, poi devo essere anche preso per il c***o, cioè no, assolutamente. Sono andato là, mi ci sono leggermente inferocito, giustamente, ho dovuto chiamare i carabinieri, cosa vergognosissima. Dovuto chiamare i carabinieri perché il titolare è molto simpatico, molto poco affidabile, anzi per niente, perché quel posto ha delle recensioni, che una delle migliori recensioni che sono state fatte a quel deposito dai clienti passati, clienti, gente che purtroppo ci si è trovata nel mezzo. Una delle recensioni più belle è stata qualcosa di scritto, qualcosa del tipo: da evitare questo posto come la peste. Quindi penso di aver detto tutto. Ora tanto io stasera e domani gliela faccio anche una bella recensione a questi, come si meritano. Devo chiamare i carabinieri perché il titolare di questo deposito ha detto praticamente che lui non le macchine che rimorchia le porta lì e le lascia lì automaticamente, no? Cioè la macchina prima di qualcun altro, al momento che la rimorchia, no, diventa automaticamente sua. Poi parole, cioè io la macchina non le porto a giro perché a me l'ACI mi dà 40 euro per portare una macchina in qualsiasi posto, e io no, cioè non, per me non sono sufficienti, e le macchine a rimorchio stanno qua, a me non me ne frega un cazzo della tua come quella degli altri, le macchine sono qua, rimangono qua. A che punto cosa fai? O gli metti le mani addosso o gli spacchi la faccia, oppure chiami i carabinieri. Chiamato carabinieri, sono stati lì una mezz'oretta. Poi io ho richiamato l'ACI, ho rifatto il numero dell'ACI come chiedere un altro soccorso, però mi sono fatto passare all'amministrazione dell'ACI, non so se è la sede lì a Roma, non so dove sia di preciso.
fatto nome di sto putiferio di deposito che sembra più una via di mezzo fra un disfacimento e un campo rom, una macchina accatestata una sopra l'altra. Vabbè che purtroppo in Italia c'è da aspettarsi di tutto, ma questo gli è, cioè, è una cosa pietosa, schifosissima, tremenda, orribile. Ho chiamato l'ACI, mi sono lamentato proprio per il servizio offerto e mi hanno chiesto qual era il nome di questo pseudo deposito. Ripeto, sembra più un disfacimento 50% e 50% sembra una via di mezzo fra un disfacimento e un campo zingari, più o meno a colpo d'occhio ti viene a pensare soltanto solo e soltanto questo. Sicché niente, mi hanno detto no, ma ci dispiace, lei può fare chiedere nuovamente un nuovo soccorso, anche perché mi hanno detto anche loro, la sede di Roma, penso, ripeto, penso sia a Roma. Non esiste che chiami il carattrezzi, essendo socio ACI con tessera gold, che è quella il top che si possano richiedere delle tessere, che sono tre, non esiste che un qualsiasi nostro affiliato ti piglia la macchina e te la porta in deposito quando te tu c'hai sia i chilometri illimitati, i trasporti illimitati, 365 giorni l'anno, eccetera eccetera, ma che invece che portatela dove vuole il cliente, te la pigli, te la porti in deposito e non te la faccia più uscire di lì. Sicché ho detto, ma io senti, fra chiamare un altro carattrezzi, era già tipo le 7 la sera, se non poi arrivava il carattrezzi e questi gli erano chiusi, gli ero da punto e da capo. Ho detto, sai che vado a noleggiarmi una macchina, sto troiaio, sta Dacia, che sta andando tra singhiozzi, non so cosa, boh, si vede, boh. A me, a parte la roba moderna, io insomma stavo con la roba moderna, infatti sta macchina è da pistoia a bocco, sì, infatti ho detto, ma ci arriverò in officina o che sta a fare lì o si sbiella prima. Comunque, sono andato a noleggiare una macchina, carrello, dato la patente per il carrello ce l'ho, caricato il Suzuchino sopra e ora sto arrivando in officina sperando che questa macchina mi si pianti prima, perché a questa maniera via, c'è verso. Topò po' di bidone, ma neanche se me la regalassero, neanche se me la regalassero la vorrei una macchina nuova, qualsiasi essa sia. Praticamente nulla. Gancio e macchina agganciata. Quindi adesso vado. Quindi ora vado in officina, perché la gente onesta e lavora bene, gli lascio la macchina, perlomeno ho risolto il calvario di sta affare qua. Sempre sperando che questo bidone di Dacia ci arrivi in officina, che da qui all'officina c'ho poco. Insomma, poco no, ma non c'ho neanche tanto da fare di strada. Sperando che questo troiaio di macchina ci arrivi in officina, perché il Suzuchino c'ha un problemino al carburatore che, ripeto, è da pulire. Questa cosa qui grigia va tutta a questa maniera, singhiozzi, quindi speriamo un bene, ci dovrebbe arrivare, mi auguro. Quindi io negli ultimi giorni non ho potuto fare alcun lavoro sul Suzuchino di restauro perché era ferma in questo deposito, mentre adesso vado in officina, la scarico, me la sistemano a tempo qualche giorno e poi finalmente ci potrò rimettere mano per seguitare e continuare i lavori di restauro che sto facendo a mano da solo in garage, per quello mi riesce a fare. Poi se dovesse avere qualche problemino, che qualcosa non mi riesce a fare, o officina o carrozziere nell'ultima spiaggia, carrozziere è proprio l'ultima spiaggia, ma non credo proprio di portarcela. Al massimo ce la porterò per fargli allentare le viti degli sportelli, che si va che 39 anni, 40, fra poi sono avvitate, e quelle della sponda, poi per il resto lo faccio da solo. Sono fortunatamente arrivato a destinazione, con questo bidone di Dacia sono arrivato fortunatamente a destinazione, la macchina è dietro, ora la scarico e fortunatamente il calvario è finito. Tornando al discorso dell'ACI, del soccorso ACI, non è colpa proprio dell'ACI di questi giorni di delirio di assoluto, di roba fuori dal mondo, non è colpa dell'ACI, perché per l'amor di Dio l'ACI è un qualcosa di utile nel 99,9% dei casi. Quindi di questo delirio, di questa macchina ferma nel deposito, la volevano tirare fuori, toccava chiamare Carabinieri, un casino della Madonna, non è colpa dell'ACI. Però certe persone che sono, diciamo, affiliate all'ACI o a
Cioè, io non gli darei in mano nemmeno, che posso dire, la più insignificante licenza in generale per aprire anche la più insignificante delle attività presenti sul pianeta, non per forza riguardante il soccorso stradale, ma proprio la più insignificante delle licenze, per, ripeto, per aprire la più insignificante delle attività presenti sul pianeta Terra. Ora io scarico la macchina, dopo ritelefono all'ACI, mi faccio passare insomma la sede a Roma, non so dove sia, Milano, non lo so, e comunque gli faccio una discreta, non è colpa loro, per l'amor di Dio, della sede principale, è colpa di certi elementi che purtroppo sono affiliati, trovo la definizione esatta, penso vada bene, sono diciamo affiliati al soccorso ACI per andare a soccorrere, a pigliare le macchine per la strada. Il problema è che da lì, come le macchine vengono prese e caricate e portate lì, rimangono là, cioè vi farei vedere cosa c'è fuori, cioè un disfacimento, è una via di mezzo, ripeto, fra un campo rom e un disfacimento di automobili, cioè una cosa, una sopra l'altra, della roba. Io ando sul dato lì, ho visto questo posto, boia, ho detto che lavoro è, poi quando poi mi sono ieri pomeriggio gli ho telefonato imbestialito, prima di andare lì, perché ho detto a mio amico, vai a pigliare quella macchina che si fa prima, perché quei camper, insomma, c'è da fare un po' di stradine stritte, secondo dove si arriva, si chiede, vai a pigliare quella fiesta, si fa prima arrivarci. In mezzo ho chiamato il mio amico Gianfranco, il fiestino mi veniva a pigliare, ho letto le recensioni e lì mi è preso, mi si è ghiacciato il sangue, ho detto, dove cavolo è la mia macchina, in che posto di maledetto è finita? Poi, infatti, quello che è successo l'ho appena elencato pochi minuti fa. Comunque, tornando al discorso, ripeto, non è colpa dell'ACI, però di gente affiliata all'ACI, sì. E questi elementi io non le farei nemmeno nascere, tanto per essere tranquillo. Cioè, tanto per essere buono, non le farei neanche nascere, per dire le cose, se no YouTube se ne ha male. E se poi mi manda i messaggini, tieni il linguaggio corretto, mi mamma, mamma, e non le farei neanche nascere. Darei un bel pacco di preservativi a suo padre, ai loro padri, e farei fare di molte spirali alle loro madri, tanto per essere tranquilli che non vengano fuori mostri tipo gente di fuori a questa maniera. Niente, a parte questo, vado a scaricare la macchina. Allora, qua c'è un vento della Madonna, comunque macchina, se Dio vuole, scaricata. Gente seria, non come quel posto là che dire che è un delirio. Stringo tutte, perché qua c'è le pedane per caricare la macchina sul carrello, le pedane e il carrello, ristringo tutto, saluto momentaneamente il Suzuchino, Levitone che gli è un 40 anni fra poi sono qui, me le svita lui dall'officina, quindi ora non mi rimane che portare sul troiaio di Dacia alla panoleggio, anzi prima portare il carrello e poi portare la macchina, e poi se ti vuole faccio festa. Ovvia, sto ripartendo, se Dio vuole, quindi ripeto, rimetterò mano sulla macchina, seguiterò e continuerò a fare il restauro una volta che è uscita da qua. Comunque è una cretinata, me l'ha detto anche lui, il meccanico, che ha detto no, non è niente di qualcosa di sporco nel carburatore o qualche tubicino, anche soltanto della benzina, ma può essere anche magari l'ultima volta ho messo benzina, perché a volte capita di mettere la benzina in un benzinaio che magari la benzina non è proprio tra virgolette pura, e ci può essere qualche impurità che magari può creare qualche disguido all'andatura del mezzo, quindi no, non ti preoccupare, è una cretinata. Quindi niente, per ora stacco, se vi sono piaciuti i miei video, questo qua, i precedenti, le farò in futuro, se vi capiranno mettete il like, iscrivetevi al canale, tutte le nuove iscrizioni sono ben accette, come al solito. Domando o consigli scrivete nei commenti, presi di giro scrivete nei commenti, e niente, per ora è tutto, io vi saluto, ci vediamo ai prossimi video in questi giorni, perché oggi fa un po' frescolino, se comincia a tirare vento io mi preoccupo per lavorare sulla macchina, perché ho la schiena che fa altamente schifo, quindi non è proprio il massimo. Vabbè, comunque starò a vedere più in qua come cosa farò, come farò e quanti ne farò. Ciao!